Chiunque abbia la mia età ricorda esattamente dove si trovava e che cosa stava facendo nel preciso istante in cui, per la prima volta, si sentì parlare della caccia. Io ero nella mia tana, seduta a guardare la TV, quando sullo schermo fece irruzione il notiziario che annunciava la morte di James Halliday, avvenuta nel corso della notte. Ovviamente avevo già sentito parlare di lui, come chiunque del resto. Era l'inventore di Oasis, il gioco online per milioni di multigiocatori che, col tempo, si era evoluto fino a diventare la realtà virtuale, connessa su scala globale, frequentata ormai ogni giorno dalla maggior parte dell'umanità. Grazie al successo senza precedenti di Oasis, Halliday era diventato uno degli uomini più ricchi del mondo. All'inizio non riuscivo a capire perché i media avessero tanto a cuore la morte del miliardario. In fondo, gli abitanti del pianeta Terra avevano altro di cui preoccuparsi: l'emergenza energetica dilagante, i catastrofici mutamenti climatici, le carestie e la fame, la povertà, le malattie, una mezza dozzina di guerre. Per intenderci, sacrifici umani, cani e gatti che vivono insieme, masse isteriche. Di solito i notiziari non interrompevano mai le sitcom e le soap interattive, a meno che non fosse accaduto qualcosa di veramente grosso, come lo scoppio di un'epidemia letale o la distruzione nucleare dell'ennesima metropoli. Cose così importanti. Per quanto Halliday fosse famoso, la sua morte non avrebbe dovuto guadagnarsi che un piccolo spezzone durante il telegiornale della sera, giusto il tempo necessario affinché le masse scuotessero le proprie misere testoline in preda all'invidia, una volta che i telecronisti avessero annunciato la quantità vergognosa di denaro che avrebbero ricevuto gli eredi.